Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo makeup tutorial, sicuramente primaverile, molto colorato, molto con colori pastello, ispirato a un makeup che ho visto in una foto di Rihanna, quindi è un'ispirazione che ho preso da quel trucco. E è sicuramente un trucco molto romantico, perché comunque è sul rosa, sul viola, con questi colori molto, molto carini e molto tranquilli, che però è reso un po' più drammatico dalle ciglia finte sicuramente alate. È un trucco veramente abbastanza facile, bisogna soltanto perdere un po' di tempo nelle sfumature, e io vi lascio immediatamente al tutorial, spero che vi piaccia ovviamente, e noi ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Vi mando un bacione, ciao ciao. Allora, come prima cosa utilizziamo dalla palette 120 colori un viola, quindi comunque un viola molto scuro, magari lo mescoliamo anche un pochino di nero, e utilizzo il pennello della Sedona Lace numero 904, che è un pennello a penna, quindi vado a prenderlo e creiamo la piega dell'occhio più scura ovviamente. Portiamo l'ombretto in tutta la piega in modo che quando guardate dritto si noti il viola, che poi dopo lo andremo ovviamente a sfumare, e un po' verso l'esterno. Secondo passaggio, utilizziamo sempre il rosa Barbie dalla palette 120 colori con il pennellino da occhi della Pupa e il Mineralize della MAC, quindi lo andiamo a bagnare. Prendiamo il rosa e lo andiamo a stendere proprio sulla palpebra mobile, senza arrivare troppo fino al condotto lacrimale, quindi rimaniamo abbastanza sulla sinistra. E sempre col viola di prima vado a creare la sfumatura nella piega dell'occhio. Adesso prendiamo invece un color acqua come questo, e con un pennellino da precisione, questo qua è del set Gicino di Aperis, il mio primo set di pennelli, e lo andiamo a stendere proprio all'inizio del condotto lacrimale, a fare questo tocco di colore diverso rispetto a tutto l'altro, il resto del trucco. Adesso andiamo a sfumare tutto il viola e a creare il punto luce al di sotto del sopracciglio, della sopracciglia o del sopracciglio, tutte e due. Allora, bianco opaco per quanto riguarda il punto luce, perché comunque è già abbastanza strong come trucco, quindi non vogliamo esagerare troppo, e utilizzo il pennello Zoeva del set premium vecchissimo, e per sfumare invece utilizzo il pennello della Real Techniques il base shadow brush. Allora, con ombretto bianco opaco e con un goccino di lilla vado a sfumare tutto il trucco. Allora, adesso che abbiamo terminato con le varie sfumature, ma il trucco non è ancora terminato, vado ad indossare delle ciglia finte, perché non sarà un trucco con una riga di eyeliner, ma saranno le ciglia finte che daranno già l'idea di alato a questo trucco. Allora, quelle che vado a utilizzare io sono della Peggy Sage, le ho comprate al Cosmo Prof l'anno passato e non hanno un numero, sono queste qua molto alate e molto drammatiche, sono veramente molto drammatiche, infatti io ne ho tagliate via un bel pezzettino perché erano veramente molto molto grosse, quindi ora ne vado a tagliare via una parte e le vado ad applicare ovviamente sopra. Allora, adesso vado a utilizzare l'eyeliner Vamp della Pupa nella colorazione nera. Allora, ho detto prima che non ci sarà la riga di eyeliner, infatti non ci sarà, però essendo delle ciglia finte abbastanza drammatiche si noterebbe molto lo stacco tra il non avere le ciglia finte e l'avere le ciglia finte, quindi con il pennellino andiamo a creare proprio soltanto, ricreiamo l'attaccatura delle ciglia, quindi andiamo soltanto proprio a disegnarle appena appena. Mascara nero, io vado ad utilizzare quello della Max Factor L'Excess Volume, che è quello fatto in due parti, e vado a utilizzare la parte 1, che è quella con le scovoline di plastica, per applicare bene e appiccicare bene le ciglia finte a quelle naturali. Fondotinta, e ancora non abbiamo finito il trucco degli occhi, Nude Magico Detent di L'Oreal, colorazione 110, e andiamo a fare tutta la base del trucco.
adesso correggiamo un pochino ovviamente l'occhiaia. Allora, io utilizzo il full coverage concealer nella colorazione numero 3 di Kiko e un pochino di Luminous Touch della pupa nella colorazione numero 2. E come pennellino utilizzo il pennello Zoeva del set Silver, che non c'è più. Adesso, sempre con il viola che abbiamo utilizzato prima per la piega dell'occhio e il pennellino della Sigma, il Short Shader E20, vado a portare il colore al di sotto dell'occhio, quindi andiamo a completare la parte inferiore. E con il color acqua vado a fare anche la parte più interna e a sfumarlo col viola. Matita nera all'interno dell'occhio e un pochino anche nella rima superiore. Questa qui è dell'Yves Saint Laurent nella colorazione numero 1, Dessin du Regard e i pencil. Non so cosa vuol dire Dessin du Regard, magari voi che siete francesi o che sapete il francese me lo saprete dire. Comunque all'interno e un pochino sopra. Adesso vado a ridefinire la sopracciglia. Allora, utilizzo la matita dell'Anastasia Beverly Hills nella colorazione top e nulla, vado a ridefinire. Allora, come blush utilizzo la colorazione 103 dei Like a Doll di Pupa, che è questa colorazione qua rosata, ed è un blush in crema, quindi comunque lo stendo con le mani, con le dita, con i pastrelli. Allora, per le labbra vado a utilizzare la matita Aqua Lip di Make Up For Ever nella colorazione 2C, che è molto molto naturale perché le voglio lasciare abbastanza nude con un look del genere. Sopra vado con appena appena un po' di gloss, dei Glossy Lips di Pupa nella colorazione 200. Voilà ragazze, il trucco termina qua. Io spero che vi piaccia, che abbiate seguito il tutorial e noi ci vediamo comunque prestissimo nel prossimo video. Vi mando un bacione. Ciao ciao! Alice, Alice.